Adesso magari ci dirigiamo verso la fermata dell'autobus, facciamo una colazione volante, non al mercato centrale che è chiuso. E niente. Vabbè, troveremo un posto. Mercatino, è domenica. Trovato il posto dove fare colazione. Con le partons, l'ensaimada e non so cos'altro. Grande pepe. Vabbè, non farti tentare da una maglietta del Valencia. Ma io, il cuore mio ha già deciso. Levante. Betis. Aia. Alla città delle scienze, in perfetto orario, sono le 9:30. Attrazione principale di Valencia. La Sydney dei poveri. Poco da dire, il complesso si presenta molto bello, molto bene, piacevole alla vista, speriamo che dentro sia all'altezza. Tutto pronto? Niente. Vediamo un esemplare di umano che guarda le foche come vivono. Perfetto, dal video non si vede nulla, anzi sì, ecco un tropicales. Quello che vogliamo, che il biglietto costa tanto, però una location così per fare il vlog sa che non la ribecchiamo più in questa vacanza. E che roba! E hai voglia di sushi. Questi pinguini mettono tristezza, sono in cattività e non va bene. Quello lì poi allarga le braccia perché mi sembra che non stia andando a farlo. Il momento decisivo del nostro giro, l'ingresso nell'oceano, con la speranza di vedere qualche squalo.
tape. Dai, commenta te che io non ho parole. È impressionante. Molto più che piaciuto prima, più poverini, belli. Questi, questi. Gli squali sono gli squali. Ultima tappa del Oceanographic, settimanale, ore 1:30, aspettiamo l'inizio dello spettacolo. Tenemos muy, muy importante. Una, dos y tres, arriva! Voglio fare anche noi? Abbiamo abbandonato lì lo zoo nell'acquario, adesso andiamo al museo, resistiamo ancora un paio di orette e poi si sviene a tavola. E poi si sviene a tavola. Vabbè, ci vuoi spiegare che questo dondolo in realtà è ferma, la terra che gira sotto di me. Bravo. Assistiamo alla nascita di Pulcini. Secondo piano finito, si sale al terzo e ultimo. Un sacco di attività, museo super interattivo. Bello, bello. Ore 4, visita terminata. Ora ci apprestiamo ad andare verso il mare, così ci riposiamo un po' e sulla strada cercheremo un posto dove mangiare, perché sarebbe l'ora. Possibilmente oggi paella valenciana. Eccola la tanto attesa paella. Abbiamo fatta. Pranzo terminato, una bella paella, poi cosa c'era? Sardine, e spigola, non erano dorati, vabbè, pesce, insomma abbiamo mangiato bene, c'è poco da dire. Ce lo siamo meritato, non è che le 5, però il ristorante si chiamava Manolo, guardiamocelo. Una bella piscina pubblica, che altro non è che un mare circondato da un perimetro di erba sintetica, però carino. Ce l'abbiamo fatta, accampato in spiaggia, la giornata è andata come previsto, tutta la grande. Sono un quarto alle 7 e la temperatura è ancora ottima per stare qui. Dopo la mattinata impegnativa di stamattina, era proprio quello che ci voleva. Ora che sono passate le 8 si può iniziare a pensare anche di tornare verso il centro. State permettendo. Momento foto! Momento foto, il Pape cerca di sfruttare il tramonto, ma non trova respirazione. Non c'è niente. Ho resistito alla tentazione della pannocchia. Benvenuta a Mestalla. Sì.
sì, non è quella gran struttura. Sembra un condominio. Pape è deluso. Pape è deluso perché siamo appena passati davanti allo stadio Mestalla. E infatti non è lo stadio più bello che abbia mai visto. No. Ho rubato l'attrezzo del vlog ad Amel. Spero stia riprendendo bene. E stiamo andando verso casa a prepararci per la serata, che non prenderà cibo e giretto in centro per non farci mancare nulla. Bravo, Vape, promosso. Si torna sulle strade di Valencia alla scoperta del quartiere Barrio de Carmen. Molto bene. La scelta tra 100 tapas, siamo un attimo in difficoltà, anche perché il menù spagnolo non aiuta, però useremo le nostre skills e capiremo qualcosa, spero. In attesa delle tapas ci sfiziamo con un po' di nachos in questa location, che non è per niente male. Servizio bellissimo, quando urlano Amel por favor io mi alzo e vado a prendere. Benissimo.